amici di Piace Pilcora, se vi dico Fassona, che vi viene in mente? A me personalmente una delle migliori carni in circolazione. Ragazzi, oggi vi faccio un grande regalo, vi faccio conoscere il mondo della Fassona, ma non sarò solo, con me ci sarà Paola. Ciao! Grande amica di Piace Pilcora, grande chef Paola. Quanti anni sono che lavori e cucini la Fassona? Una vita! E sono tutti contenti quando la ordinano? Certo, certo, perché ha delle determinate caratteristiche, basta che al cliente gliele spieghi. E una gara di serie A. Bene, noi ragazzi adesso faremo un'ora e mezza di sterrato perché andiamo a incontrare gli animali che sono in alpeggio, perché questa nostra storia inizia dai 2000 metri di quota. Andiamo! E cara Paola, siamo arrivati e quello è il nostro uomo. Guido! Hai visto, non ci siamo persi, non ci siamo cappottati, per quanto cittadini siamo arrivati. Allora ragazzi, lui è Guido, il cognome di moto che non Groppo. Guido Groppo, allevatore di piemontese, è il presidente di Coalvi, cioè questo è uno importantissimo, tu lo vedi direi, così direi. Ma questo è uno che c'ha potere, su quante buche c'ha potere? Almeno 130.000 130.000 capo. Sono parecchie, non siamo venuti per te ma per quegli animali lassù che vi aspettano, che ci aspettano. Lassù ci sono tutte fassone piemontesi, giusto? Fassone piemontese, sì. E quante saranno? Sono oltre 200, 250, 300. Quanto ci mettiamo per arrivare lassù? I classici 20 minuti. Sì, indizio inequivocabile, la strada è quella giusta. Guido, qui siamo, ho controllato, su 2000 metri. Parecchio alti. Dove questi animali stanno qui per quanto tempo? Sono venuti su, i due paletti classici della trasumanza sono San Giovanni e San Michele, quindi vengono su, diciamo, a metà di giugno grosso modo, e se ne ritornano, tempo permettendo, verso metà, fine di settembre. Ok, qua dietro di noi che animali abbiamo? Razza piemontese, io vi do il benvenuto, siamo sul colle Bauzone a 2000 metri. Ogni volta che ci cercano di assimilarci agli allevamenti intensivi, industriali, soffriamo tantissimo. La piemontese è questa cosa qui, il coalvi tra i suoi soci ha un sacco di allevatori che fanno la trasumanza, cioè che appunto vengono su in montagna, stazionano qui per il bene della montagna, per l'ecologia della montagna, e poi ritornano sotto a valle, e quindi ogni volta che noi cercano di omologarci a questi allevamenti intensivi ci soffriamo, e quindi questa differenza ci teniamo sempre a rimarcare, a sottolineare che il mondo della piemontese è una cosa diversa. Allora, visto che ce li abbiamo qua vicino questi animali, cosa caratterizza la piemontese rispetto alle altre razze? È un animale estremamente armonico, che ha una conformazione spiccatamente da carne, su una impalcatura scheletrica che è estremamente fine. Lo si può vedere che non ha uno scheletro che è grossolano. Ha una testa molto fine, slanciata e pigmentata di nero, ha questo colore bianco caratteristico che acquisisce dopo i 5 mesi, perché quando nascono i vitelli hanno un colore frumentino, colore del frumento molto molto carico, poi lo vanno perdendo, e hanno questa accentuata ipertrofia muscolare, che è una caratteristica che è ormai riconosciuta alla piemontese, che è dovuta a una mutazione genetica naturale. Sulle chiappe, ragazzi, sull'esterno coscia ci sono queste complessità, questi bozzi, esatto. Sì, esatto. Quella è la sua ipertrofia muscolare. Sì, questo tenete presente che questi sono animali assolutamente non spinti all'ingrasso perché stanno pascolando. Se mangiassero un'alimentazione farinacea con degli amidi, queste convessità tendono a esprimersi ancora maggiormente. Quindi queste forme che hanno, queste linee convesse così, è un animale al naturale. Paola, ma te, sui 2000 metri in mezzo alle vacche, uno con la camicia pulita, innamidata, stirata e pure di marca, l'hai mai visto? No, guarda, te l'ho trovato io, eccolo qua. Allora, tu chi sei? Un allevatore, una percentuale di questa mandria è qui. Tua. Guarda quanto è elegante. Grazie. Senti, stiamo vivendo, il tuo nome? Gianmario. Stiamo vivendo una giornata bellissima, ora puoi tornare a metterti il gilet di pelle, ok? Perfetto, grazie. Io so che ci hai fatto un regalo, ci hai organizzato un picnic in mezzo agli animali, sì, fantastico, sì. E io però ho visto che lì c'è il conduttore della mandria, come si dice in piemontese? Il margaro, cioè sì, Elio, il sì, margaro, sì, sì. Io voglio chiedere un paio ma di certo, cose. Elio. Allora, tu che lavoro fai? Come si? Margaro. Il margaro. Praticamente tu arrivi qua su in che periodo? San Giovanni, 24 giugno. Ok, e torni giù? 24 settembre o San Michele. O San Michele, ti fai 3 mesi qua su? 3 mesi, meglio qua che giù. Meglio qua che giù. Sì. Siamo i primi cristiani che incontri da San Giovanni. No! Qualcuno è già passato. Sì. Per fare il lavoro tuo, che caratteristiche deve avere una persona?
la passione per la montagna e per il bestiame. Ok, l'allergia ai cristiani? Giusto, okay, giusto. Quello sì. Pochi ma buoni. Ma non ti preoccupare, andiamo via subito. No, state pure, c'è posto per tutti. Senti, invece la difficoltà maggiore qual è? Adesso è il lupo la difficoltà. Rompe i coglioni. Che rompono i coglioni. L'attacco del lupo, Elio, lo risolve a mani nude, perché guardate. Sì. Allora, questa è la mano di, questa è la mano d'Elio, la mano di chi lavora. Fanno male. Questa è la mano di chi non fa un c***o, vedete? Ti ringrazio, i personaggi come lui garantiscono a noi in città di mangiare comodamente la vostra carne. Questa è una grandissima novità. A me faceva piacere, ragazzi, dare diciamo il giusto ringraziamento a profili professionali come Elio, di cui si parla secondo me sempre troppo poco. Grazie. Allora, il presidente qua mi ha organizzato un picnic. Quando gli ho detto che veniva da solo, ho detto vabbè, si arrangiamo. Poi il giorno dopo gli ho detto no, guarda che viene pure Paola, non a tovaglia, due ce la fate trovare, capito? Ah, ma sempre con me devi venire. Allora, presidente, che ci hai portato? Gius 100% fassone, tieni va. Poi pomodoro, no, questo non c'entra niente, non è Coaldi. Salame di razza piemontese, ragazzi. Buono pure questo, tieni Paola, olè. Poi questo non si magna, serve per cucinare, okay. Vai, no, altro tagliere, producete taglieri in Coaldi, paninetti, buoni, ci sto, ancora salame, ancora wurstel, perché presidente, non di sola carne campa Coaldi, cioè nel senso fate pure una linea di salumi. Una linea di salumi che è conosciuta come linea oro rosso e vanno dalla bresaola, che è probabilmente il piatto più conosciuto, più rinomato, al carpaccio di bresaola, al manzo affumicato, al girello, c'è appunto il wurstel, l'ultimo è arrivato il salame fatto naturalmente con carne di fassone di razza piemontese. Tra l'altro un panino sui 2000 metri circondato da vacche non mi era mai capitato. Mentre Paola fa i panini, ragazzi, io assaggio sti funghetti porcini sempre firmati Coaldi, sentiamo. Mortacci quanto sono buoni. A Roma quando è una cosa buona si dice mortacci quanto è buona. Qui come si dice? Buia faus che bu. Perfetto! Allora Paola, prepara i panini. Eccoli. E poi mangiamo. Eccoli, arrivano. Dai, ma che ci hai messo dentro? Salame di fassone piemontese e pomodorino secco sempre della linea Coaldi. Dai, va. Ecco qua, uno e uno. Presidente, a te. Grazie. Magno grazie io. Paola. L'ho fatto e me lo mangio. Grazie. Paola, battute finale di questo picnic, stai aprendo i wurstel. Sì. Io lo ammetto, ragazzi, non sono un grande amante di wurstel, sono sempre un po' diffidente, ma questi sono speciali. Sono fatti di carne di fassone piemontese. Sì. E la particolarità è che il grasso aggiunto, in quanto è molto magra, non è grasso animale, ma bensì olio extravergine di oliva. Mazza che buone. Eleganti. Buone. Veramente buoni. Raffinati. Anche la consistenza è diversa. Sì, presidente. Vedi la grana? Mangiate il wurstel. Mangiate, grazie. Ma allora, ragazzi, ma buoni, sono buoni? Chi è? E voilà. Assaggia. Che sa, questo me lo mangerei. Buono. Bravo presidente. Buono. Grazie. Ti è piaciuto il picnic? Sì. Ti è piaciuto il presidente? Sì, simpaticissimo. Ecco, mo devo tornare giù perché inizia... mo devo cucinare. Devi andare a lavorare. No. No. Ora ragazzi, andiamo nel quartier generale di Coaldi. No. Perché Paola inizia a cucinare e io continuo a mangiare. A fra poco. Questo è il centro nevralgico di Coaldi, qui ci spiegano un sacco di cose. Permesso, 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 permesso. Buongiorno. Oh, ciao. Ciao. Tu sei? Io sono Giorgio Marega e sono il direttore del Coaldi. Quindi te la comandi qui? A Paola. Coaldi che è Paola, questo è un importante. Senti un po', Giorgio. Allora, bellissima realtà. Veniamo adesso dall'alpeggio. Qui oggi adesso dobbiamo mangiare, assaggiare la vostra carne. Paola la cucinerà, io testerò la qualità, tu pure mi raccomando affiancami. Grazie. Paola, tu mi puoi usare come sguattero? Sì, faccio di uso da commi. Giorgio, che carne ci hai preparato? Ovviamente la carne Coaldi di razza piemontese. Iniziamo con una zingara o un albese. Sì. Quindi con una battuta al coltello, sì, tenuta da un taglio di coscia. Finiamo con dei medaglioni di filetto che saranno appena scottati. In questo modo sarà anche possibile mantenere le caratteristiche organolettiche e nutritive della carne al meglio. Allora tu trasformati, okay, tu rimani qua che devi mangiare con noi. Certo. Io rimango così zingaro e sporco e puzzolente come mio costume, va bene? Va bene. Dai, vatti a cambiare, vai. Sei
stessa di prima, sei? Sì, sono la stessa di prima. Sicuro che non sei la sorella figa? No, sono la stessa di prima. Senti, allora, a parte gli scherzi, Paola, io non è che ti ho portato qua a fare la gita dei piacere qui in Piemonte. Assolutamente. No, assolutamente no. Tu sei venuta qui perché questa carne, questa materia prima, la lavori da quanto? Da tanti anni, sono almeno 8 anni che lavoro la fassona piemontese ed è sempre nei miei menù, la uso molto per il crudo e laddove bisogna andarla a cucinare la vado solamente a scottare. Bene. Perché bisogna rispettare le caratteristiche di questa carne. E soprattutto non bisogna interromperla quando parla, se no questo sapete dove va a finire. Queste sono carni che hanno delle caratteristiche, la carne della fassona piemontese è una caratteristica che è la magrezza e nonostante è molto magra è anche molto saporita e molto tenera. Il perché è ha un'ipertrofia muscolare che tende a non far avere il connettivo all'interno del tessuto muscolare. Questo la rende morbida perché a volte la magrezza con la morbidezza non vanno di pari passo. Esatto. Ok, quindi su questa carne diciamo abbiamo un'eccezione alla regola. Contiene omega 3, omega 6, quindi sono caratteristiche molto vicine al pesce di solito a livello di proteina. Quindi una carne salutare, molto salutare. Io come ti posso aiutare? Devi trasformarla così, così la devi quindi trasformare. Quindi da così a così? Sì. Questo sarebbe un pezzo di? Un pezzo di coscia. Un pezzo di coscia. Lo vedi com'è magro? Però bello. Questo è anche molto saporito. E poi guarda qua, già che fai così, che la tocchi, già si vede che è una carne morbida. Morbiduccia, morbida. Sì. La fettina com'è? Dammi lo spessore, così. No, un po' più sottile. Un po' più sottile, così? Ok, sì. Vado giù. Ecco, sì, che sai se fa? Se taglia il pane? E vedi, guarda qua come la stai rovinando. Dammi sto coltello. No, rivoglio fare io. Fammi fare metà a me e poi metà a te, se no ogni volta non imparo mai. Ok, vai. Ragazzi, una cosa è certa. Paola non ha pazienza. Ok, no, assolutamente. Soprattutto con me. No. Proprio no. Vabbè, dai, poi ti faccio vedere. Fanne una terza. Ok. Queste sono tre fettine, vai Michele. Paola ci fa vedere tre fettine. Allora, non è che hai sbagliato, diciamo che è una mano meno sicura della mia, no? Ah. Vedi? Oh no, che dici te? Ma poi tra l'altro oltre questo poi bisogna andarla a battere. Le fettine le abbiamo fatte, mo che coltello devo usare? Questo, togliti, tu ti fai pure male, dai, ci penso io. Se me almeno 5-6 mesi riesco ad avere la tua velocità di coltello. Non credo, comunque. Ma netto, quanto me ci vuole? Ci vogliono anni. Poi devi fare sto lavoro, insomma, devi prendere di mestichezza con l'attrezzatura. Mo lo dobbiamo condire. Certo. Però qui, ragazzi, bisogna mettersi in punta di piedi. La cosa è facilissima perché si tratta di fassona piemontese. Sì. Andremo a condirla prima con dell'olio. Sì. Questo è dell'olio proprio del gruppo Coalvi. Abbiamo detto che la quantità deve essere sui 100-120 grammi massimo. Sì. La prima cosa che ci tengo a dire è si va a mettere prima l'olio. Perché questo crea una patina protettiva sulla carne. Perché poi il sale potrebbe leggermente cuocere la carne. In questo caso è un crudo e quindi deve essere esaltato tutto quello che sono le caratteristiche del crudo. Quindi non lesiniamo con l'olio. Dopo che abbiamo messo l'olio, andiamo a metterci giusto qualche fiocco. In questo caso io uso il sale Maldon. Ci metto qualche fiocco. Pepe macinato al momento. E poi un giro d'olio a chiudere. Io ragazzi ci tenevo a dirvi una cosa. Questa materia prima, come ci ha detto Paola, come ci hanno detto gli allevatori, come ci stanno dicendo tutti, va trattata col massimo rispetto. In questo caso olio, sale e pepe. Per quanto riguarda l'unica accortezza che vogliamo darvi è quella legata all'olio. A tal proposito io chiedo a un grande amico di Braciami Ancora, grande chef, grande esperto di oli, se può dirci quali caratteristiche deve avere l'olio giusto per abbinarsi al meglio con la carne che stiamo lavorando. Quindi Fabrizio, dall'alto delle tue competenze, dici un po' che caratteristiche deve avere quest'olio, che caratteristiche non deve avere. Grazie. Ciao Michele, ciao Paola. State lavorando una carne meravigliosa, pertanto ho bisogno di un olio extravergine che non prevarichi la delicatezza del piatto. Stiamo nel fruttato leggero, te ne do uno per ogni zona d'Italia. Al nord ti do la taggiasca, la famosa taggiasca ligure, con quella nota mandorlata, con quella delicatezza, con quell'eleganza. Scendiamo nel centro Italia, ti do la scolana tenera, sì, quella che si fa all'olio, la scolana fritta. In realtà ha una nota di mela, di sedano, strepitosa, sempre nota piccante amara, non eccessiva. Scendiamo in Sicilia, ti do la biancolilla siciliana, che tra le varie olive siciliane è la più delicata, mi dà quel sentore di foglia di pomodoro. Naturalmente ci riserviamo le coratine pugliese e i moraioli umbri. Per quando fate la maillard, per quando scottate la carne, abbiamo sapori più forti, li andiamo con oli più forti. Ciao ciao!
Oh Paola, senti, sì. Io vedo che tu c'hai un attimo da fare, sì. Vado un attimo da Giorgio che ho un paio di dubbi da chiarire. Benissimo, va bene? Dopo. Te li trovo qua, sì. Endovai, questa è Regno 2, sarà la persona più felice del mondo, guarda. Aspetta qua, non te magna tutto, mi raccomando. No, Giorgio, no, arrivo. Guarda. Si parte inizialmente da la razza piemontese, giusto? Giusto. Cioè al vertice della vostra piramide c'è la razza piemontese. Sì, che è una delle razze autoctone da carne italiane, la più numerosa in Italia, visto che conta quasi 330.000 capi, okay. Soprattutto nelle province di Cuneo, Torino ed Asti, comunque nel Piemonte. La razza piemontese ha dei sistemi di qualità riconosciuti a livello europeo e italiano, i due più importanti e famosi sono il Fassone di razza piemontese, il cui nome sappiamo è molto diffuso soprattutto nella ristorazione. Si tratta di un SQN, che è un acronimo che significa Sistema Qualità Nazionale, e riguarda appunto alla base il bovino di razza piemontese, ma sottende un disciplinare particolare, restrittivo, che colloca la razza piemontese tra quei prodotti appunto a qualità garantita, perché per ottenere un SQN nazionale occorre dimostrare di avere una qualità superiore a quella della media commerciale dell'altro prodotto. Dall'altra parte abbiamo anche un altro importantissimo riconoscimento, ed è l'IGP, famosissimo, utilizzato soprattutto appunto per aggredire, diciamo, i mercati esteri, il cui nome è Vitelloni Piemontesi della Coscia. Della Coscia perché la razza piemontese, come abbiamo detto prima, è una razza da carne, ha sviluppato un'ipertrofia muscolare per cui ha la conformazione delle cosce particolarmente sviluppata, proprio dalla quale poi si possono ottenere dei tagli pregiati. Da quello che vedo, Paola è praticamente pronta, affido di fare le sue ricette e direi che andiamo a assaggiare, ok? Magnate sta fettina di fassona, roschio. Mortacci, quanto è buono! Praticamente, come l'hai fatta? Allora, questa ho fatto un carpaccio rivisitato, sì. Sono andata a scottare della pesca noce, sì. Alla griglia, che così esce la sua dolcezza, rimane anche un po' di acidità. Uh-huh. Zesto di limone. Giusto. Ok, poi c'è un fiocco di grana, sì. Un petalo di rucola, sì. E poi questo è il tocco finale, che è un'emulsione con la rucola. Tocco finale sulla mano dello chef. Non aveva mai fatto qualcuno una cosa del genere, la faccio io. Ok, olè, te magna. La pesca ci sta meravigliosamente bene. Brava. Grazie. Un po' passiamo alla tagliata, vero? Questa la riconosco, è una tagliata. Sì. Come l'hai fatta? Allora, ho fatto una fonduta di Castelmagno. Buono. Che siamo in Piemonte. Per forza. Per forza. Poi ho messo dei porcini, gli ho dato una grigliata. Perfetto. Poi ho fatto un olio aromatizzato al rosmarino. Sì. E un crumble di grissini torinesi, sempre scottati sulla griglia. Assaggiamo. Semplice. Ok. Posso assaggiare pure io? Ah. Io ho fatto, ma la magno. Buona. Anzi no, mortacci quanto è buona. A Giorgio, senti, tu ne avrai assaggiate quintalate di sta carne. Mo ci devi dire se abbiamo fatto, mi piace sto plurale maiestati, se hai fatto tutto te, se abbiamo, diciamo, fatto bene, se Paola, diciamo, ma interpretato bene, perché gli avevamo voluto dare il tocco, lo sfizio dello chef. Iniziamo dalla tartare, va. Perfetta, anche perché è bene non caricarla troppo di altri gusti. Io ribadisco che questa carne cruda è la migliore al mondo per fare la tartare, per fare la battuta al coltello, per fare il carpaccio. Confermo. E te credo, oste, com'è il vino? È buono! Giorgio, grazie mille. Senti, okay. Il tour però non è finito, perché adesso tu, Paola, puoi andarti a cambiare, ok? Perfetto. Perché andiamo, abbiamo un'altra tappa, andiamo in macelleria, giusto? Giusto. Ok, quindi ci trasferiamo, ragazzi, in una macelleria qua vicino, perché il percorso alla scoperta del mondo Coalvi non finisce qua. In macelleria. Siamo trasferiti da Carrù a Mondovì in una macelleria molto carina, molto graziosa. Giorgio, perché siamo venuti qua? Che ci dovevi far vedere? Beh, vi dovevo far vedere una delle 280 macellerie Coalvi che adotta il sistema di tracciabilità elettronica messo a punto dal consorzio, che consente di dare delle garanzie al consumatore sull'origine e la provenienza della carne, in modo tale che possa essere sicuro di acquistare carne bovina di razza piemontese certificata dal Coalvi
che è il consorzio di tutela della razza piemontese. Quindi tu mi stai dicendo che se io compro la carne nelle macellerie col vostro marchio, zero fregature? Zero fregature, perché ad esempio sai cosa ti danno tutte che queste qua? Macellerie? Fammi vedere. Questo è lo scontrino che esce dalle bilance, che vediamo là, sì, dove c'è la tracciabilità del prodotto. Devi pensare che il consorzio carica ogni bilancia di questi 280 punti vendita con i chili esatti di carne che la macelleria ha acquistato. Okay. Ad ogni vendita la bilancia in automatico scarica, in questo caso 1,780 grammi, sì, di prodotto, e quindi quando ad un certo punto ha finito di emettere lo scontrino mancherà il prodotto da certificare. Questa è una garanzia direi assoluta. Ok ragazzi, mai come in questo caso qualità fa rima con tracciabilità e viene subito inserito il terzo elemento che è serietà. Bene, dopo queste tre rime posso pure andare via. Paola, tu ci avevi una domanda? Sì, una domanda, non vorrei sapere come si fa ad entrare nel circuito delle macellerie Qualbi? Beh, ovviamente bisogna fare una domanda e noi dobbiamo accertarci che la macelleria abbia i requisiti previsti dal disciplinare. Il requisito più importante che posso sintetizzare è ovviamente quello che deve acquistare e porre in vendita la carne bovina proveniente dai 1400 soci del consorzio Qualbi. Questo affinché sia possibile poi appunto dare al consumatore finale la garanzia di provenienza e di origine della carne che lui acquista. Senti, noi ci siamo mangiati stamattina i wurstel, il salame, la tagliata che ha fatto, che ha preparato Paola, la tartare, la battuta al coltello, il carpaccio. Che ci manca? Ci manca qualcosa? La bresaola. La bresaola, ce la tagliate due fette? Beh, tagliamo. Mangiamo subito la bresaola, così ragazzi andiamo a conclusione di questa meravigliosa esperienza qui a Cuneo nelle Langhe. Io mi sono divertito. Però voglio assaggiare la bresaola. Anche io. Dai, quando c'ha. Stiamo qua, dai. Facciamola subito. Dai, 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 vai. Oh, praticamente ragazzi, chiusura dietetica di questo video. Se siamo magnati l'universo mondo e chiediamo con la bresaola. Così ragazzi è come vi arriva, se ordinate la bresaola di Qualbi. Eccola qua, invece queste sono due fette che ci hanno fatto. Una. E ora la mangio pure io. Due, sì, reggi qua. Buona. Buona. Okay. No, allora, da quando ci abbracciamo ancora, una chiusura così dietetica di un video non l'ho mai fatta. Non vorrei che tu pensassi che tutte le chiusure dei video di Bracciami Ancora sono così. Buona, 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 buona. Senti, te ve l'ho detto, sei divertita? Sì. Cioè, torni a fare un video con me? Vediamo. No, usala tira pure, usala tira pure. Va bene, amici di Bracciami Ancora, io spero che questa giornata intensa qui in Piemonte vi sia piaciuto, spero che abbiate apprezzato tutto lo sforzo che fanno i ragazzi e gli amici di Qualbi. Oggettivamente fanno un gran lavoro a difesa del Made in Italy e a difesa di un prodotto che, ragazzi, c'ha il mortacci quanto è buono proprio inside, che scorre nel DNA di questa carne. Credo di avervi detto tutto, fatemi sapere se avete qualche domanda, qualche perplessità, qualche dubbio, se ci avete qualche domanda da farci, così cerchiamo di risolverla e Paola ci farà sapere se tornerà a fare un video. Dai, con noi o meno. Basta, vi saluto, un abbraccio ragazzi e che la brace sia con voi. Ciao. Ciao.